Una iniziativa nata grazie soprattutto al GAL della Sicilia centro-meridionale, si è chiusa un'attività per aprirne subito un'altra. Questa sera l'inaugurazione del progetto Tesoro finanziato con il GAL nell'ambito della misura 313A all'Associazione Culturale Humus è un'inaugurazione da un gusto un po' particolare. Si è chiusa la vecchia programmazione, si sono inaugurate iniziative imprenditoriali che hanno portato avanti i privati nell'ambito del territorio Sicilia centro-meridionale, ma questa sera si ha la rappresentazione plastica con questa inaugurazione di quello che è il lavoro fatto in questi anni per far emergere fuori il prodotto territorio che è il nostro territorio della Sicilia centro-meridionale. Questa sera veramente si ha la possibilità in un solo colpo d'occhio con questo progetto di vedere le peculiarità di questo nostro territorio, di vedere le peculiarità dei 10 comuni che all'interno del territorio della Sicilia centro-meridionale hanno delle loro specificità, ma allo stesso tempo hanno una omogeneità che rende questo territorio unico veramente nel suo genere. Siamo nel paese di Racalmuto e non ci poteva essere location migliore da questo punto di vista, perché il nostro territorio si connota proprio come il territorio di Sciascia e il territorio dei Gattopardo. Siamo molto contenti da questo punto di vista che riusciamo a portare a termine un'attività di questo genere e ci prepariamo ovviamente a fare rete nella programmazione 2014-2020. Velocemente, quali le prospettive del GAL in futuro? Le prospettive del GAL faremo sicuramente tesoro di quella che è l'attività che abbiamo portato avanti in questi 5 anni di attività, faremo tesoro di quello che è il partenariato che è nato all'interno del nostro territorio e si lavorerà nella direzione unica che ci ha sempre guidato in questi anni, la direzione di far emergere questo territorio, di riuscire a fare rete, di crescere nel turismo, un turismo sostenibile, in una sola parola fare uscire dallo scrigno il nostro tesoro e presentarlo al mondo. Sì, questa è la prima iniziativa che viene inaugurata, tutte sono state completate, sono più di 30 iniziative sia di associazioni come questa che di attività economiche in senso più stretto. Tutto sommato possiamo dirci abbastanza soddisfatti, adesso aspettiamo l'uscita del nuovo bando per proseguire con il nuovo leader, con nuovi finanziamenti, con nuove proposte, nuove idee, nuove iniziative da parte di aziende e di associazioni. Ha funzionato bene dunque il GAL? Discretamente bene, forse poteva funzionare ancora meglio, perché trattandosi di un GAL di prima applicazione qualcosa diciamo ancora da rodare c'è, però tutto sommato ha funzionato bene.